Allora, secondo round, vi presentiamo Roberta Minotti, ministra della Difesa del PD. Buonasera, ministra. La professoressa Amalia Signorelli, antropologa. Buonasera. Carlo Rossella, presidente di Medusa Film. Buonasera. Buonasera, Carlo Rossella. E naturalmente è con noi l'onorevole Marine Le Pen. Allora, onorevole, lei ha definito Schengen il paradiso dei jihadisti. Schengen è l'accordo per cui ci sono libera circolazione nelle frontiere tra i paesi europei. Perché sostiene questo? Perché penso che qualsiasi paese responsabile sa benissimo che per lottare contro il terrorismo, ma anche contro le mafie, contro il traffico d'armi, è molto più utile che ognuno possa controllare la propria frontiera, piuttosto che avere questo enorme passino che oggi rappresenta l'Unione Europea. Oggi in Francia alcuni jihadisti sono partiti, altri sono tornati e non si sa nulla del loro percorso. Sono andati a prendere l'aereo in Spagna, hanno comprato armi in Belgio. Non è ragionevole lasciare che oggi ci sia questa libera circolazione totale, considerato il pericolo che rappresenta il fondamentalismo islamico. Roberta Pinotti. Ma i ministri degli esteri che si sono incontrati ieri proprio su Schengen hanno detto non ha senso limitare Schengen. Il problema è chi entra nei confini di Schengen, non tanto limitare la libertà di movimento di tutti i cittadini. Allora anche quello che citava ora l'onorevole Le Pen, il problema di vedere chi viaggia e quindi fare, poter controllare le liste di volo, e questo bisogna deciderlo in fretta, lo hanno deciso i ministri, lo deve decidere il Parlamento europeo. Certamente controllare con un'intelligence e con una maggiore collaborazione anche fra le forze di polizia chi è messo sotto accusa, ma non ha senso limitare tutte le libertà. Negli attentati che ci sono stati in Francia non sono entrati attraverso Schengen quelli che hanno compiuto atti terroristici, erano cittadini francesi. Allora il problema è, se vogliamo battere il terrorismo, individuare esattamente chi sono i nostri nemici e colpire quelli, non colpire le libertà di tutti i cittadini dell'Europa. Onorevole Le Pen, erano francesi. Quello che sta dicendo è contraddittorio, mi scusi, perché lei mi parla della libertà di tutti, ma mi dice anche che bisogna istituire questo registro, questo PNR che limiterà le libertà individuali e che permetterà di capire dove sono tutti i cittadini e per poter colpire lo 0,001% che sono delinquenti. Io non sono d'accordo con questo. Allora, a questo punto facciamo delle liste dei delinquenti o dei sospetti e seguiamo quelli, sono loro che dobbiamo seguire, che dobbiamo capire dove vanno, sono loro che debbono essere schedati, non l'insieme dei cittadini onesti. Negli Stati Uniti è iniziato così e poi in realtà dopo c'è stata il controllo delle email, della corrispondenza senza dire niente alle persone e ci siamo resi conto che negli Stati Uniti le questioni sui terroristi alla fine rappresentano soltanto l'1% delle richieste, tutte le altre verifiche che danneggiano le nostre libertà individuali non c'entravano nulla con il terrorismo. Veramente mi sembra che sia lei contraddittoria, perché da un lato propone di abolire Schengen e poi si preoccupa del fatto che vengano controllati i voli. Se uno non ha niente da nascondere, non ha un problema se per 3 anni uno va a vedere dove ha volato. Allora il tema è che quello, tutti coloro che studiano il fenomeno del terrorismo e cercano di contrastarlo, dicono che quello è un elemento fondamentale, perché poter seguire chi è sospettato, quello è uno strumento che ti consente di farlo, così come te lo consente il fatto che tu ti scambi delle informazioni precise fra le intelligence e le polizie. L'altra proposta, francamente, mi sembra una proposta, diciamo, un po' politica, propagandistica, ma non mi sembra una proposta che in realtà abbia effettivamente degli effetti. Dopodiché certamente vanno seguiti e non lasciati andare da nessuna attenzione e quelli che possono essere sospetti. Noi oggi al Consiglio dei Ministri abbiamo approvato delle misure che rendono molto più difficile poter praticare, provare a essere terroristi in Italia. Abbiamo deciso per esempio che chi vuole fare il foreign fighter diventa un reato punibile fino a 10 anni, era un reato che non c'era. Cioè, abbiamo lei dice ragionato interventi sui sulla fatti procura, e non sbloccare. Ma certamente, perché io, altrimenti dobbiamo noi individuare esattamente dove è il rischio e perseguirlo, perché io non sottovaluto il rischio del terrorismo, ma questo non deve diventare un pericolo per vivere tranquillamente, perché è questo che vogliono i terroristi, convincerci ad avere paura, e noi invece
invece dobbiamo sconfiggere la paura. Onorevole Le Pen, le chiedo di rispondere al ministro naturalmente, poi le chiedo anche, secondo lei chi deve vivere in Francia? Chi è francese? La vera domanda è questa. La Francia è stata molto generosa, forse in modo un po' pazzo, in particolare attraverso lo Ius Soli. E io mi oppongo invece all'acquisizione automatica della nazionalità soltanto perché si è nati in un territorio. Abbiamo il diritto come popolo di adottare dei criteri, delle esigenze rispetto a coloro che vogliono raggiungere la nostra nazionalità, che vogliono avere la nostra nazionalità. Se avessimo adottato queste misure, i fratelli Kouachi, ad esempio, che avevano genitori stranieri, non sarebbero diventati francesi, perché compiuti 18 anni erano già pluridelinquenti, e quindi a queste persone io non gliela voglio dare la nazionalità francese, voglio dare la nazionalità francese a coloro che lo meritano, a coloro che mostrano di rispettare i valori del paese e della legge in cui si trovano, e questo oggi non avviene. Chiederei alla professoressa Signorelli un parere su questo, parlando con l'onorevole Le Pen. Sì. Ma ci sarebbero moltissime cose da dire. Forse posso partire da un ricordo personale. Ho sempre ammirato moltissimo la Francia e ho amato moltissimo la cultura francese, dagli chansonnier fino a Voltaire, appunto. Ma soprattutto quando la prima volta sono stata in Tunisia, dove era un momento tranquillo, ovviamente, ma c'erano donne con una specie di veletto che parlavano francese perfetto. E dopodiché si andava al Pardo e c'erano i più bei mosaici di era romana, di epoca romana, che io abbia mai visto in vita mia. Per cui per me il motivo di grande ammirazione per la Francia era proprio questa capacità non di fare multiculturalismo, che è un po' una stupidaggine, quanto di fare veramente la produzione di una cultura ibrida, nuova, tanto più affascinante per un'antropologa, in quanto che non esistono culture che non siano ibride. Io sicuramente ho un po' di sangue arabo nelle vene, perché essendo italiana non è possibile che non ce l'ho, però avendo i nonni lombardi forse ho anche un po' di sangue celtico, ma probabilmente anche lei, tutti. L'Europa è così. Ora, io sono d'accordo con lei che il nazionalismo, le nazioni, diciamo, hanno avuto una fase estremamente di rilievo nella storia europea e hanno dato una grossa impronta, un vero imprinting. Credo anche che comincino a essere obsolete. Se pensiamo, in realtà i terroristi, francesi o non francesi che siano, siriani o non siriani, italiani anche o non italiani, in realtà sono abbastanza sganciati dal territorio. La loro comunicazione ormai è in rete, i loro contatti sono mantenuti in rete, e per la rete che i confini passino intorno a Schengen, diciamo così, o che passino sui Pirenei e sulle Alpi, non credo che faccia molta differenza. Penso che si debba adottare una visione coerente e globale di quello che sta accadendo. Se non osserviamo bene le cose, non potremo avere delle buone soluzioni. Qual è la verità? La verità è che una immigrazione massiva e anarchica comporta comunitarismo, e questo è la base per il fondamentalismo. Questa è la realtà. Le società multiculturali sono società multiconflittuali. Non si può integrare una popolazione quando è troppo importante, troppo numerosa. Si può integrare quando un'immigrazione è ragionevole, quando c'è una volontà da parte della persona, dell'immigrato, di inserirsi e fondersi nella cultura nazionale. In quel caso sì, ma se l'immigrazione è enorme, allora le persone si riuniscono in comunità, conservano le loro regole, il loro modo di vivere, i loro codici, non si uniscono, non si fondono nella nazione, nella cultura d'accoglienza. Ed è qui che i fondamentalisti islamici sviluppano
sviluppereranno proprio i loro cancri, i loro pensieri di sangue e troveranno le persone da reclutare. Quindi difendendo la nostra cultura, limitando radicalmente l'immigrazione per poter assimilare coloro che accettiamo di accogliere, allora possiamo regolare il problema che stiamo vivendo oggi. Signorelli. Sì, i buoni e i cattivi si vedono a cose fatte però, cioè forse perché noi italiani abbiamo una grossa storia e una grossa memoria di emigrazione nostra in altri paesi. Uno va negli Stati Uniti e può diventare un gran mafioso, un padrino, ma può anche diventare il più amato dei sindaci di New York, tutti e due con un cognome italiano. Come fa lei a decidere a priori che un immigrato è buono e quell'altro è cattivo? In gran parte, ecco, qui c'è uno dei, secondo me c'è uno dei problemi della faccenda. In gran parte un immigrato diventa buono o cattivo in funzione delle occasioni che trova. E le occasioni che trova sono una responsabilità del paese ospitante. Marine Le Pen, brevemente, poi sentiamo Carlo Rossella. D'accordo, madame? Innanzitutto il problema della Francia è che ha dato la nazionalità francese a tutti quelli che la chiedevano. Io penso che si può tranquillamente essere stranieri e vivere in un altro paese durante molti anni senza necessariamente ottenerne la nazionalità. Abbiamo accolto ondate di immigrazione in Francia e le cose sono andate benissimo perché quelli che venivano sapevano che paese che vai, usanza che trovi, e questo che in francese si dice a Roma fai come i romani è un'espressione giustissima, ma un'espressione che si sta dimenticando oggi, si sta dimenticando di chiedere questo a coloro che vengono nei nostri paesi. Cosa gli diciamo a queste persone? Diciamo i vostri valori sono diversi dai nostri, voi considerate che la laicità debba essere disconosciuta, va bene, avete ragione, rimanete pure come volete, fate come da McDonald's, andate per prendete quello che vi serve. No, le cose non vanno bene così. L'esempio americano per me, signora, non è il migliore esempio. Innanzitutto perché gli Stati Uniti sono un paese che si è costruito sull'immigrazione. Arriviamo. Potrei anche dire sulla colonizzazione, se fossi un po' cattiva, perché sono arrivati e hanno decimato il popolo che viveva in quelle terre. Ma la Francia non ha fatto questo. La Francia è una nazione che non si è costituita attraverso l'immigrazione. La Francia ha accolto immigrati, ma non si è costruita con questi immigrati. Infatti, diciamo, la professoressa dice rimanete francesi, lei diceva. L'ultima cosa, siate francesi ospitate, scusa. No, ma ho detto un'altra cosa. In Francia oggi ci sono, su classi di 24 ragazzi, 18 nazionalità. Ma chi si assimila con chi in queste condizioni? No, non si assimila a nessuno, si assimilano tutti. È come se viaggiassero in giro per il mondo, tantissimo. Senta, onorevole, è vero che lei ha proposto la pena di morte? Ho proposto un referendum affinché i francesi possano scegliere tra la pena di morte e l'ergastolo. Perché per me è uno scandalo vedere che delle bestie che ammazzano bambini possano uscire in Francia dopo solo 30 anni dalla prigione. Allora, Carlo Rossella, su questa proposta della pena di morte che, diciamo, vede? Prende applausi, ma è giusta? Io come cattolico sono contrario alla pena di morte, però sono per delle pene dure, per delle pene che per il carcere deve fare paura, non può essere una stagione tranquilla dal quale poi si esce e tutto quanto. Io ritengo che fra sicurezza e fair play bisogna sempre far prevalere la sicurezza e non il fair play. Fra la correttezza politica e la sicurezza bisogna far sempre prevalere la sicurezza. Oggi la sicurezza deve essere un valore. Purtroppo nella nostra società, in nome della correttezza politica, si è praticata una politica di accoglienza che ha
completamente messo la sicurezza in secondo piano. Bisogna tornare a mettere la sicurezza in primo piano. Noi dobbiamo sentirci sicuri e non avere la sensazione di avere il nemico in casa. Troppa gente è venuta in Italia sbarcando Lampedusa e non abbiamo mai saputo chi fossero costoro, quali fossero le loro idee politiche, che cosa pensassero, che rapporto avessero con l'islamismo. Tutte queste cose non le abbiamo interrogati bene, non le abbiamo sentiti bene. L'America accoglieva, ma andavano a Ellis Island e venivano interrogati giorni e giorni, restavano lì magari 2 mesi, 3 mesi prima di essere accolti negli Stati Uniti. Noi invece abbiamo fatto una politica dell'accoglienza, devo dire, in uno spirito caritatevole, cristiano, ma che però quando c'è di mezzo la sicurezza bisogna essere anche un po' meno caritatevole. Roberta Pinotti, su questa proposta della pena di morte, sa che l'onorevole Le Pen ha un grosso carisma in Europa, no? Ce l'ha in Italia. Sono dei temi che magari vengono lanciati dalla Francia, ma che ben presto ci troveremo a affrontare anche noi. Ci dice perché dal suo punto di vista è male o non serve la pena di morte? No, tutte le statistiche ci dimostrano che la pena di morte, laddove è ancora esercitata, non fa diminuire i reati, anche quelli più efferati, anche quelli raccontati contro i bambini, cose terribili. Quindi io sono contraria alla pena di morte, ma sono per dare pene dure. E non sottovaluto per niente il tema della sicurezza, che credo sia fondamentale, perché per essere liberi bisogna essere sicuri, è una delle dimensioni della libertà. Però la questione bisogna vedere come la affrontiamo. Noi abbiamo leggi sull'immigrazione che prevedono dei flussi, prevedono un'immigrazione regolata. Poi quello che è successo con gli sbarchi a Lampedusa è legato ad altri fenomeni. La pena di morte? No. Non credo che aumenti la sicurezza. Perché la pena dal suo di morte. Punto di vista l'aumenta? Assolutamente. Queste sono persone che cercano il martirio, cioè cercano la morte. Cosa pensa di cambiare nella loro ottica dicendogli guarda che se lo fai poi muori? Io non dico le idee così come mi vengono. L'idea di questo referendum è un'idea che esisteva già da molto tempo nel programma del Front National ed è proprio per rispettare le convinzioni religiose che secondo me si deve poter scegliere tra una cosa o l'altra, cioè nel caso di un referendum la scelta sarebbe tra la pena di morte e l'ergastolo, perché so che ci sono persone che non possono accettare la pena di morte per motivi religiosi. Il problema del terrorismo, e lei ha ragione a dirlo, è un'altra cosa, è un altro problema, poiché queste persone sono pronte a morire, infatti, per portare avanti queste cose atroci che fanno. Le cose stanno diversamente, ma Lampedusa, quando si parla di frontiere, ad esempio, signora, quando si parla della gestione del controllo delle immigrazioni, basta guardare quello che è successo a Lampedusa. Io ci sono andata e non è che uno si sente proprio sicuro quando si parla di controllo dell'immigrazione quando va a Lampedusa. La verità qual è? È che tutti quelli che vogliono venire ci riescono a venire, anzi vengono spinti a venire, vengono incitati a venire a rischio e pericolo delle loro vite. Si dice loro rischiate pure la vita, poi se riuscirete ad arrivare lì allora riuscirete poi ad andare in altri paesi dell'Unione Europea. Questo è un segnale drammatico che stiamo lanciando all'insieme di coloro che vogliono venire in Unione Europea, perché pensano che sia l'Eldorado. Io penso che dobbiamo distinguere fra il tema dell'immigrazione normale, quella voluta, spinta per motivi economici, a quello che è successo dopo le primavere arabe, dove abbiamo avuto moltissime persone che scappavano dal rischio di morire. E per quello che riguarda per esempio la missione Mare Nostrum, tanto vituperata, visto che è stata da altri, non da me, visto che è stata fatta dalla Marina Militare, io posso dire che c'era un controllo molto serio da parte appena arrivavano le persone immigrate sulle navi della Marina per capire se potevano esserci infiltrati, chi aveva diritto d'asilo e chi no. Detto ciò, questo è stato un fenomeno eccezionale dovuto a quello che è successo nel mondo davanti a noi. Ma rispetto a questo, che io non sottovaluto, e chi non ha diritto, non dobbiamo accettare l'immigrazione clandestina, deve tornare. E funziona bene laddove, per esempio, con la Tunisia hai fatto degli accordi per cui tu puoi fare degli impatri. Allora, hai difficoltà con la Libia, dove c'è una situazione fuori controllo e quindi non puoi ripatriare. Ma mi scusi, voglio finire dicendo, sì, non confondiamo le due cose. Detto che ci devono essere regole e flussi, detto che per me chi viene a vivere in Italia deve rispettare le leggi e le regole di questo paese, nella mia esperienza di madre, per esempio,
L'integrazione, la scuola è l'elemento fondamentale. Il miglior amico di mia figlia, non siamo in Francia, siamo a Genova, è un ragazzo marocchino, di origine marocchina, e la miglior amica è un albanese. Non credo che questo sia un pericolo per il mondo, credo che sia una prospettiva. Lei confonde le prospettive con i pericoli, la spaventa il confrontarsi con culture diverse. Il problema dal punto di vista suo è l'Islam per quello che è o le persone che lo interpretano male? Qui stiamo mischiando un po' troppe cose. Poi signorelle, poi vi faccio vedere una cosa. Lei mi ha parlato degli amici di sua figlia. Benissimo, tutti abbiamo amici stranieri, italiani, francesi, eccetera. Non è questa la questione. La questione è l'immigrazione in quanto fenomeno politico. L'immigrazione intanto per delle ragioni, cattive ragioni, per i salari, per alcuni popoli che beneficiano di salari più bassi di altri, il problema della società che si fa carico dell'educazione, della salute, degli alloggi sociali. Noi non abbiamo più i mezzi per poter affrontare tutto questo. E poi c'è un'altra volta il problema del comunitarismo. Perché? Perché l'immigrazione di massa crea persone che vivono in un contesto, in una cultura, in un ambiente che non si fonde più con la nostra. E il rischio qual è? Quello di vedere lo sviluppo di persone che cercano di imporre le loro leggi religiose al di sopra delle leggi francesi o italiane del paese in cui si trovano. L'immigrazione è un fenomeno globale, non è l'amichetto di mia figlia che sicuramente è un bambino incantevole, è un problema di costi finanziari, è un problema di prospettiva, è un problema di visione della nazione, allora, e di cultura, è un problema di difesa. Stiamo arrivando alla chiusura. Professoressa Signorelli, noi abbiamo mi dica... un'immigrazione regolata e dei flussi, ma quando poi tu regoli l'hai dei flussi, è l'integrazione lo strumento più adatto per evitare che ci siano, diciamo, che ci allora, sia ora vi faremo terrorismo. Vedere qualcosa che abbiamo trovato in ma Europa. Ma come si fa a integrare con tutti i disoccupati che ci sono, ad esempio? Come si fa a integrare con tutta questa disoccupazione se non c'è lavoro? Come si integrano infatti queste persone? Infatti io le ho parlato di numeri, flussi e regole, ma detto questo, per esempio, evidentemente nella mia esperienza ci sono lavori che vengono fatti, per esempio, per quanto riguarda persone anziane che hanno bisogno di accudimento, che nella mia città sono seguite da molte persone che arrivano da altri paesi. Evidentemente tu non puoi pensare di fare questo senza delle regole. Io sono contraria all'idea che l'immigrazione non abbia regole e flussi, ma dentro a dei numeri, a delle regole che stabilisci, poi il tema della possibilità di integrare, dell'accoglienza per chi vuole vivere nelle tue regole è centrale, e invece il tema di perseguire chi queste regole non le vuole accettare è altra faccia della medaglia. Allora, altrettanto onorevole Le Penne, chiedo di cosa, concludere. Sì, certo, però rivolgendosi alla professoressa Signorelli, così dialogate sulla conclusione dal punto di vista della cultura. Prego. Ho soltanto una domanda da porre. Cosa pensa lei della democrazia? Perché ho come l'impressione che molti popoli europei non hanno più voglia di accettare l'immigrazione, perché oggi ritengono che veramente si sia arrivati a una saturazione per quanto riguarda l'immigrazione. Lo dicono spesso, ma forse non vengono ascoltati. Allora chi è che decide? Sono i popoli che hanno ancora il diritto di decidere se vogliono ancora ricevere i migranti oppure no? Oppure all'Unione Europea che ci impone cosa fare e che ci dice bisogna che ci siano gli immigrati perché costano poco, perché lavorano a basso prezzo, abbiamo bisogno degli immigrati per pagare le pensioni. È questo il problema di base, la democrazia. Professoressa Signorelli, se la gente, se i popoli, se gli elettori non vogliono più questo fenomeno, va accettato perché, virgolette, giusto? Non credo più a questo tipo di discorsi. C'è una tale ipocrisia dell'Occidente, nessun virgolette bianco escluso, di qua e di là dall'oceano, per cui prendersela con chi immigra mi sembra una cosa, un'operazione talmente monca. Faccio un esempio soltanto. Molto breve. Molto breve. Allora, arrivano qui rifugiati senza passaporto, senza documenti e solo col coltello fra i denti. Però noi vendiamo le armi ai loro paesi, teniamo in piedi le rivoluzioni nei loro paesi. Noi vogliamo, siamo preoccupatissimi per la disoccupazione che abbiamo.
però sono gli industriali nostri connazionali che hanno fatto il déplacement delle industrie da qualche altra parte per pagare la gente a salari di fame. Allora ci mettiamo tutti d'accordo, o siamo tutti nella stessa barca e remiamo nella stessa direzione, oppure io sono infinitamente più solidale con chi si trova nei guai dall'altra parte, perché a metterlo nei guai hanno contribuito anche alcuni dei miei connazionali. Marine Le Pen, il problema è la solidarietà, è questo? Senti, no, basta, insomma. Posso condividere la sua osservazione per quanto riguarda le multinazionali che sono andate a pagare alcuni paesi d'Africa per sfruttarli? Lo hanno fatto attraverso i nostri dirigenti politici. E non è il popolo che deve pagare le conseguenze del loro duplice errore, ovvero andare a sfruttare altri paesi e accettare oggi le masse di popolazione povera che hanno creato loro. E per rispondere alla sua solidarietà, signora, le dirò che io però non sono assolutamente d'accordo con lei, perché io mi sento un obbligo nei confronti dei miei, prima di sentirmi un obbligo nei confronti degli altri, anche se io rispetto moltissimo gli altri, però mi piacerebbe poter portare avanti un co-sviluppo, ma i nostri dirigenti hanno talmente rovinato i nostri paesi, ci hanno spinti veramente al limite del baratro e non riusciamo neanche più a aiutare i nostri stessi concittadini a casa nostra. Quindi prima di andare ad aiutare gli altri paesi poveri, risolviamo i nostri problemi. Carlo Rossella, a lei che piace tanto l'America, come si sente di dover sostenere delle teorie? Io penso ai miei e poi pensiamo agli altri. Beh, devo dire, l'America è un paese di immigrati. L'Italia lo è diventato in questi ultimi anni, non ci si è ancora abituati. Ma è sempre stato di emigranti, soprattutto di emigranti, Francia. Esatto. Però volevo dire una cosa, non è che si possa avere un'adorazione per l'immigrato in quanto tale. Bisogna distinguere tra immigrato e immigrato. Ci sono degli immigrati che sono di tradizione europea, sui quali non ho nulla da dire. Ci sono degli immigrati che sono di tradizione islamica, sui quali avrei molto da dire. Anzi, c'è molto da dire. E quindi bisogna regolarsi in una maniera totalmente diversa. Europea? Ad esempio i Rom. I Rom, io non ho nulla da dire contro i Rom, contro i rumeni e contro gli immigrati di tradizione europea. Quelli che vengono in Italia a fare le badanti, vengono dalla Moldavia, vengono dalla Bielorussia, vengono dai paesi europei. Non ho nulla. Invece quelli che... Anche quelli, da paesi islamici dell'Europa. Invece c'è una categoria di islamici che vengono in Italia non proprio con atteggiamento amichevole. E anche una categoria di cristiani che vengono in Italia. Certo, vengono con un atteggiamento poco amichevole. Su questi bisogna riflettere. Poi la ringrazio e facciamo un passo in avanti. Può essere musulmano. Io non metto insieme tutti i musulmani, dico che sono fondamentalisti. La religione musulmana è una fede che deve potersi esprimere in Francia nell'ambito privato e non pubblico. I fondamentalisti islamici invece vogliono imporre la legge religiosa, vogliono che diventi una legge politica. Onorevole, la ringrazio di essere stata con noi. Ma voglio ricordare che la Francia e l'Italia comunque sono paesi di cultura cristiana e che quelli che vengono nei nostri paesi debbono accettare questa situazione. Io la ringrazio di essere stata con noi, di aver dialogato con i nostri rappresentanti politici e della cultura italiana. Grazie anche ai nostri ospiti.